No, scimmia, via fuori di qua. Mannaggia sti gatti. A mettere a fuoco anche noi. Allora, impallinati, oggi proviamo anche l'autofocus della telecamera, che non è dei migliori, infatti non lo uso mai e infatti sbaglio spesso il fuoco. Vabbè, ma non perdiamo altro tempo. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo della numerazione e della personalizzazione dei caricatori e delle varie robe che avete, i vari accessori che avete. Perché farlo? E perché, se può essere una cosa utile o meno. Vi lascio 10 secondi per darmi una risposta. Secondo voi perché? La giornata di oggi, fantastico. Da oggi in poi non mi vedete più al chiuso, se posso esco fuori e faccio le recensioni all'aperto. Bene, allora, è molto semplice. La numerazione dei caricatori, così come la personalizzazione dei vari accessori, serve innanzitutto per riuscire a distinguerli nel momento in cui, se si tratta degli accessori che si staccano magari in giro per i campi, magari riuscite ad avere la fortuna che qualcuno lo trovi e sappia già direttamente a chi portarlo in direzione, o comunque sia direttamente a voi se vi conosce. Questo a me è successo: avevo perso un dot sul quale c'era scritto il mio nome tra vari giocatori che c'erano quella giornata al campo. Subito sono arrivati da me per dirmi: guarda Pio, ti è partito il dot, c'è il dot di Pio per radio. Si sapeva subito. Botta di culo, perché magari non lo possono trovare, vabbè, ma comunque ve lo consiglio, fatelo. Non è una questione di egocentrismo, non è una questione di prendere riferimento da cose che si vedono nelle foto, no, ha un senso, ma ha senso anche per noi nel gioco del software, che non siamo degli operatori veri delle forze speciali. Sì, ha un senso anche numerare i caricatori per due motivi fondamentali. Allora, il primo motivo: quando state per concludere un caricatore, magari non l'avete ancora finito, può succedere che appunto voi vogliate fare una ricarica tattica, si chiama così, cioè prima di finire i colpi io riparto con un caricatore. Adesso c'è sempre lo stesso numero, facciamo finta che appunto parto, il 6 era quasi vuoto, so che ci ho sparato un tot di colpi, ma voglio incominciare questa nuova successione di azioni con il caricatore tutto pieno. Perfetto, tolgo il caricatore 6, lo metto nel mio sacchetto dei caricatori esausti e rimetto il caricatore 7. A quel punto io so che il caricatore 6 che ho nel sacco è ancora utilizzabile, ci sono ancora un tot di colpi, e quindi magari poi cercandolo lo posso ritrovare più facilmente e più velocemente. Questo per orientarsi nei caricatori che avete esausti. E anche per un'altra questione: se avete 10, 8, 6, 5 caricatori, non usate sempre i primi due. Può succedere spesso che in una giocata non si sparano più di due caricatori e gli altri 4, 3 o 6 che vi avanzano non li usate mai, li caricate e li svuotate, meccanicamente i caricatori è meglio che li usiate tutti, quindi cerchiate di riciclarli, no? Partire dal primo, un po' come si fa con le batterie, o con, per esempio, tutte le batterie segnate con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se io non facessi così, ogni volta le ricarico e uso la prima, la seconda e poi le invece così. Quando ho finito la seconda non la uso finché non ho usato tutte e sette le batterie, le otto. La stessa cosa vale per i caricatori. Non usate sempre il primo e il secondo, usate anche il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Ricordatevi magari dove vi siete fermati l'altra volta, avevate il quarto come uso. Dal quarto al quinto, allora i primi li metterete 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, ok? Quello lì del ruotare i caricatori serve anche proprio per stressare diversamente le molle, soprattutto per i monofilari che vengono stressati in una certa maniera, eccetera, eccetera. Magari due li lasciate a casa, prendeteli la volta dopo e almeno così vi sapete ritrovare. Beh, spero che sia utile per voi questo tipo di informazione, questo consiglio al volo. Da Pio 3 è tutto, vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao, le impallinate! Chissà sto c***o di autofocus se ha funzionato o meno. Guarda, sta ancora ballando. Che schifo. Vabbè, ma intanto io l'autofocus. Che sbaglio.